In questo video vedremo la procedura passo per passo che ti consentirà di installare il server web Nginx su un sistema Ubuntu Server, di modo da erogare poi un sito web in pochi minuti. Ciao, sono Zane di Turbolab.it e di lavoro sviluppo siti per le aziende italiane e li rendo disponibili su internet tramite installazioni di Nginx proprio come quella che vedremo fra poco. Il video è realizzato in collaborazione con Infomaniac, il provider di soluzioni cloud con base in Svizzera, con oltre 30 anni di esperienza e una fortissima etica orientata al green e allo sviluppo sostenibile. Se l'argomento ti interessa e anche tu vuoi imparare ad installare Nginx come un professionista, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Per iniziare hai bisogno di un sistema dotato dell'ultima versione LTS di Ubuntu. Ora puoi sicuramente smanettare con un vecchio PC oppure preparare una macchina virtuale, ma per partire immediatamente in modo professionale ti consiglio di preferire un server virtuale, un VPS, come quelli disponibili su infomaniac.com. Dopo esserti registrato, quello che devi fare è semplicemente andare qui di fianco, selezionare Cloud Computing, a questo punto cliccare su VPS. Dalla pagina che si apre devi scegliere se preferire un VPS Lite oppure un VPS Cloud. Sono sostanzialmente la stessa cosa, con l'unica differenza che il VPS Lite è ottimizzato per le istanze di sviluppo, quindi ha meno risorse, mentre il VPS Cloud è a tutti gli effetti un VPS di produzione. Devi poi assegnare un nome al server e al passo successivo, come dicevamo, dovrai scegliere una istanza Linux. A questo punto, come dicevamo, ci serve una versione di Ubuntu, in particolare, come dicevo, vogliamo una Ubuntu LTS, e dal passo successivo vogliamo importare una chiave SSH. Ora, se ancora non hai una chiave SSH configurata sul tuo PC, fai riferimento a questo video nel quale abbiamo visto la procedura passo per passo per generarla. Ed ecco qua, è tutto pronto, possiamo procedere con il pagamento. Una volta terminata l'operazione, il nostro VPS sarà subito disponibile. Ora collegati in SSH al server sul quale vuoi installare Nginx. Se ti serve una mano con la connessione SSH, fai riferimento al video dedicato che ti linko qua sopra. Lo faccio anch'io nel frattempo, visto che ho già preparato anch'io un server di test, quindi sono sul mio PC locale Windows. Il mio server sul quale andrò a installare Nginx è questo qua, e quindi posso entrare in SSH. Quindi SSH, Zane, che è il mio username, e poi l'indirizzo IP del server di test sul quale andrò a installare Nginx. A questo punto devi sapere che in linea di massima è possibile installare Nginx su Ubuntu facendo il classico sudo apt install Nginx, ma personalmente ti stra raccomando di non installarlo in questo modo, perché la versione che scende non è aggiornata e in passato mi è capitato che fosse interessata da problemi significativi. Piuttosto, quello che probabilmente vuoi fare, che io personalmente ti consiglio, è utilizzare il repository ufficiale degli sviluppatori di Nginx, che fornisce sempre una build altrettanto stabile ma aggiornata con tutte le ultime correzioni. Quindi, il modo più veloce e semplice per raggiungere l'obiettivo e installare Nginx appunto dai repository degli sviluppatori è quello di aprire il nostro articolo, quindi turbolab.it/1482, eccolo qua, e quindi scorrere l'articolo fino a individuare questa sezione: installare Nginx su Ubuntu, installazione completamente automatica. Quello che vogliamo fare è prendere questo comando, eccolo qua, e poi copiarlo negli appunti. A questo punto torniamo nel nostro terminale, ecco qua, faccio un po' di pulizia e procediamo ad installare il comando che abbiamo appena copiato. Ciao, scusa per l'interruzione, se il video ti piace ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre davvero estremamente importante, quindi grazie, grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco, mi raccomando non dimenticare la campanella. Torniamo al video. Al termine della procedura automatica puoi lanciare questi due comandi direttamente sul server per vedere che effettivamente sia andato tutto a buon fine. Quindi io il primo l'ho già lanciato ed ecco che appunto, siccome tutto è andato a buon fine, vediamo del codice HTML
che ci è stato restituito direttamente da Nginx. Sì, tecnicamente i messaggi di risposta in HTML che vedi sono errori, ma questo non importa. Quello che invece conta è che il server web sta rispondendo, come effettivamente avviene. Procederemo ora a configurare sul tuo server un sito che risponderà al dominio example.com e che sarà dunque raggiungibile via browser web digitando example.com nella barra degli indirizzi. In seguito, dopo aver preso dimestichezza con questa configurazione di esempio, potrai attivare il tuo sito reale. Quindi, per prima cosa, prepariamo il nome a dominio. Se tu stessi configurando un sito web per rispondere ad un dominio che controlli, quello che dovresti fare è configurare il DNS affinché risolva il nome a dominio nell'indirizzo IP del tuo server. Quindi qui in sovraimpressione stai vedendo la configurazione che ho realizzato per turbolab.it. Questo generalmente si fa dal pannello web dell'azienda presso la quale hai registrato il dominio stesso. Ma poiché ora stiamo facendo una prova al volo con il dominio example.com di cui non abbiamo il controllo, dobbiamo configurare questa stessa risoluzione solo sul nostro PC locale. Quindi dobbiamo fare in modo che il nostro PC locale, quando richiediamo example.com, venga direttamente risolto questo nome a dominio sul nostro indirizzo IP del server sul quale abbiamo configurato Nginx. Quindi come facciamo a fare tutto ciò? Modificando il file hosts. Ora ho realizzato un video dedicato alla modifica del file hosts, però per quello che ci interessa in questo momento, io sono su Windows, dobbiamo andare ad aprire e modificare il file host. Quindi cerchiamo direttamente il nostro blocco notte, faccio esegui come amministratore appunto per aprire una nuova istanza con i privilegi massimi e posso poi andare ad aprire il mio file hosts che si trova esattamente in questo percorso. Quindi io sono su Windows in questo momento, c Windows System 32 drivers etc, e qui dentro, se io apro tutti i documenti, posso appunto aprire il mio file hosts. Eccolo qua. In caso tu invece fossi su Linux oppure su Mac, il percorso del file hosts è generalmente sotto etc/hosts. Una volta entrati nel file, quello che vogliamo fare è aggiungere una riga simile a questa. Quindi vogliamo indicare l'indirizzo IP del server sul quale abbiamo installato Nginx e subito dopo aggiungere i nomi a dominio che dovranno essere risolti in questo indirizzo IP. Nota solamente che io ho messo sia example.com sia www.example.com in modo da poter gestire entrambi i domini e fare in modo che, indipendentemente che io richieda dal mio PC l'uno o l'altro, il dominio venga comunque risolto sull'indirizzo IP del mio server. Bene, salvo e chiudo il mio file hosts e a questo punto possiamo provare e andare a fare appunto http://example.com. Vediamo se riesco ad aprirlo, eccolo qua. E quello che succede è che ci viene mostrata questa schermata, quindi chiaramente è un errore dovuto al fatto che per il momento, per come è configurato il server, stiamo utilizzando un certificato HTTPS che non è riconosciuto dal nostro sistema operativo. Ma non ti preoccupare di questa cosa, perché la cosa veramente importante è che ci sta appunto dando la possibilità di cliccare qui sotto sul link per proseguire e proseguire verso il sito. Quindi si è finalmente aperto e questa è un'ottima notizia, perché nonostante sia di nuovo un altro errore, quello che sta succedendo è che questo errore ce lo sta mostrando Nginx, quindi sta funzionando alla perfezione. L'errore deriva dal fatto che ancora non abbiamo configurato il nostro sito example.com e quindi sostanzialmente Nginx non sa che cosa farci vedere. Vediamo ora di predisporre un sito web che possa effettivamente rispondere al dominio di esempio. Puoi posizionare i file dei tuoi siti nel percorso che preferisci, ma per una convenzione che in realtà secondo me dovrebbe diventare legge di Stato, si crea di solito una cartella distinta per ogni progetto nel percorso var www. Torniamo al nostro sito, che in questo momento ancora non si sta aprendo, ed entriamo in cd var, eccolo qua, www. Quindi in questo momento qui, var www, dobbiamo creare una cartella distinta per ogni sito. Ora, poiché il nostro sito si chiama example.com, il nostro sito di example, andiamo a creare una cartella mkdir example.com. Eccola qua. Batto invio e però, come vedi, ricevo un errore. Mentre montavo video mi sono accorto che forse potresti non ricevere in realtà questo errore se, come ti ho detto in precedenza, hai già acquisito i privilegi di root. In linea di massima però non ti devi preoccupare di questa cosa, semplicemente segui le istruzioni che ti darò fra un attimo e lavora con l'utente dedicato. Torniamo al video.
Un errore di permessi non è possibile scrivere in questa cartella. Come mai? Questo dipende dal fatto che per motivi di sicurezza lo script automatico che abbiamo utilizzato regola i permessi di modo che all'interno della cartella var www non sia possibile scrivere con qualsiasi utente. Ha infatti predisposto un utente speciale che si chiama web stackup che permette di scrivere all'interno di questa cartella e che deve essere l'utente utilizzato per fare manutenzione ai siti. Quindi per fare la nostra prova quello che facciamo è sudo -u web stackup, che è appunto il nome dell'utente che sto preparato, meno H maiuscola bash per acquisire i privilegi appunto dell'utente web stackup. Eccolo qua. Da questa situazione possiamo effettivamente scrivere all'interno della cartella per andare a creare la nostra cartella qui dentro. ls-la non mi ha dato errori e quindi mi aspetto che la cartella effettivamente sia stata creata. Ora quello che dobbiamo fare è appunto andare a scrivere i file che compongono il nostro sito all'interno della cartella example.com. Per procedere super spediti quello che possiamo fare è tornare qui sul nostro articolo 1482 e spostarci al paragrafo preparare una cartella con i file del sito. Di nuovo c'è il comando che ho appena impartito per creare la cartella e poco più sotto, come vedi, c'è questo lungo comando che va a scaricare uno zip appunto che ho già preparato con un paio di file che ti permettono di avviare subito il tuo sito. Quindi eccolo qua, mi riporto nella linea di comando, vado di nuovo a incollare il comando che ho appena copiato e batto invio. Quello che succede è che il file viene scaricato e viene appunto scritto dentro example.com, quindi dentro al percorso var www.example.com. Vediamo se effettivamente è sceso, ls-la di nuovo, ed ecco che ci sono i nostri file. Quello che ci interessa in particolare è questo index.html, che per impostazione predefinita è il file che viene letto da Nginx quando viene chiamato un dominio senza specificare nessun altro file. Siamo ad un passo dal nostro obiettivo. Ora devi soltanto configurare Nginx di modo che quando viene richiesto il dominio example.com risponda servendo appunto questi file al client. Questa configurazione avviene creando un file testuale all'interno di questo percorso cd etc nginx e appunto conf.d. Eccolo qua. All'interno di questa cartella, come vedi, ci sono già un po' di file, dobbiamo aggiungere la configurazione specifica per il nostro sito. Facciamo un po' di pulizia e il modo più rapido per raggiungere l'obiettivo è di scaricare il modello di configurazione che ho già preparato. Quindi di nuovo turbola.it/1482. Ti ho lasciato anche qui il percorso esatto della cartella. A questo punto quello che dobbiamo fare è provare a scaricare questo file direttamente nella cartella. Quindi quello che succede è che viene scaricato un file di esempio con la nostra configurazione. Quindi vado di nuovo a incollare questo comando, batto invio e ottengo un bel errore di nuovo di accesso. Perché? Perché l'utente web stackup è autorizzato a scrivere all'interno di var www, ma non può scrivere la configurazione di Nginx per motivi di sicurezza, ed è perfetto che sia esattamente così. Quindi quello che dobbiamo fare è uscire dall'utente web stackup e riacquisire i privilegi dell'utente di root. Ora per comodità io apro un'altra shell qui, un'altra finestra di terminale, sempre collegandomi di nuovo in SSH al mio sito sul quale ho installato Nginx, e posso fare di nuovo sudo -s e tornare all'interno della cartella di prima. Quindi cd, abbiamo detto etc, nginx conf.d, ecco qua, ls-la e siamo tornati all'interno della nostra cartella. Quindi se adesso faccio clear e vado di nuovo a incollare l'ultimo comando che ho installato, andremo proprio a scrivere questo specifico file scaricandolo dal modello che ho già preparato. Questa volta non mi ha dato errore e appunto finalmente abbiamo scaricato la configurazione. Ti raccomando di fare la massima attenzione al fatto che il file abbia esattamente l'estensione .conf, altrimenti Nginx non te la leggerà e il sito non funziona. Ti segnalo questo problema perché avviene veramente spessissimo e capita molto spesso anche a me. In realtà all'interno della configurazione che abbiamo scaricato non c'è niente di particolare che devi modificare, però ci tengo a farti vedere che cosa c'è all'interno, perché così quando andrai poi a creare la configurazione per il tuo sito reale potrai modificare i parametri come ti serve. Allora all'interno abbiamo la dicitura .server che identifica un sito specifico, quindi tutto quello che sta all'interno della direttiva server, graffa aperta, graffa chiusa, identifica un sito che Nginx è in grado di servire.
Quale sito in particolare serve questo blocco? Beh, quello che vedi qua, ovvero tramite la dicitura server name spazio nome del dominio andiamo a indicare a Nginx a quale dominio deve rispondere con questa configurazione. Quindi andremo a rispondere appunto al nostro example.com. Con che file deve rispondere Nginx? Quali file deve ritornare al client che gli ha richiesti? Beh, lo indichiamo tramite quest'altra direttiva, root, spazio e percorso della cartella nella quale si trovano i file. Come vedi abbiamo indicato var www.example.com perché è la cartella che abbiamo creato poco fa dentro var www e nella quale abbiamo scaricato i nostri file di esempio. Queste altre due direttive che trovi qua sotto indicano la porta sulla quale rispondere, questa qui in particolare è la porta per l'HTTPS e puoi lasciare tutto in questo modo. Mentre qua sotto abbiamo le informazioni necessarie per appunto abilitare l'HTTPS. Ora lo script automatico ha creato un certificato HTTPS di tipo self-signed, che cosa significa? Che sostanzialmente l'abbiamo generato noi per poter avviare il sistema. Quindi come hai visto questo certificato non viene riconosciuto dai browser e ci dà quella schermata rossa con appunto l'avviso. Però va benissimo perché in questo modo possiamo avviare il nostro server. Quando poi otterrai un certificato HTTPS reale dovrai solamente sostituirlo all'interno di questi percorsi. Poco più sotto, come vedi, abbiamo un altro server, un altro blocco server che, come ti spiegavo, identifica un altro sito. Quale altro sito identifica? Beh, quello che si chiama www.example.com. La differenza, se non l'hai notato, è che qui appunto c'è www.example.com, mentre qui c'è solo example.com. Come risponde questo secondo sito? Beh, puoi vederlo qua sotto, risponde semplicemente forzando una redirezione verso il dominio, con questa dicitura, verso il dominio senza www. Quindi quando l'utente andrà a aprire www.example.com, quello che succederà è che verrà effettuato un redirect verso example.com. Bene, come dicevo, qua dentro non c'è niente da modificare, quindi possiamo battere rapidamente Ctrl X per uscire da Nano. Ora, tutte le volte che applichi una modifica alla configurazione di Nginx, quindi non ai file che sono serviti, quelli sotto var www, ma alla configurazione di uno sito, quello che devi fare è ricaricare la configurazione. Ora fai molta attenzione perché ti svelerò un trucco del mestiere. Generalmente per fare sì che la configurazione venga aggiornata, quello che vogliamo fare è impartire questo comando. Quindi, appunto, con i privilegi di root, Nginx-t, and end sudo service nginx reload. Quello che succede quando battiamo invio è che Nginx va a verificare con questo primo comando che la configurazione sia corretta, quindi che la nuova configurazione sia corretta, e solo se lo è va a effettuare un reload, quindi ricarica la nuova configurazione senza buttare fuori i client connessi. Quindi se tutto è andato bene lo possiamo leggere qui, appunto c'è un warning ma non è niente di grave. Per il resto Nginx ci segnala che ha letto la nuova configurazione, il test è andato a buon fine e quindi la seconda parte ha ricaricato la configurazione. Bene, ora sembra che sia davvero tutto pronto, possiamo quindi tornare al nostro sito, quindi al nostro example.com che prima ci dava questo errorlaccio. Provo a fare un refresh e viva, ce l'abbiamo fatta, effettivamente stiamo vedendo l'HTML del sito di esempio che abbiamo scaricato. Ora, questa pagina potrebbe essere un pochino differente sul tuo PC perché magari potrei aver aggiornato un po' il modello. Però, in linea di massima, quello che ci interessa è appunto visualizzare una pagina con un po' di contenuto in HTML. Ora, facciamo una prova velocissima, quindi torniamo al nostro sito, riprendo la shell dell'utente WebStackUp, quindi quello abilitato a scrivere all'interno di cd var www.example.com perché voglio farti vedere una modifica. Ora, ti raccomando di giocare un po' con questo tipo di configurazione, ovvero all'interno di index.html, ad esempio, puoi fare una modifica. Qui, siccome siamo molto felici che tutto abbia funzionato, possiamo aggiungere un paio di punti esclamativi. Quindi ho modificato con Nano il file index.html, ora batto CTRL più O sulla tastiera seguito da invio e a questo punto vado a fare una prova ricaricando il mio sito che, come vedi, effettivamente sta servendo il nuovo file e se riesci ad arrivare fino a qui tutto funziona correttamente. Complimenti, hai configurato correttamente il tuo server Nginx per servire delle pagine HTTPS.
Ora, sul sito, su turbolab.it, quindi sulla nostra guida 1482, trovi ancora un po' di giochi che io ti ho lasciato per fare un po' di prove, in particolare creare una nuova pagina per vedere effettivamente come funziona. Ti lascio la lettura dell'articolo se vuoi approfondire. Bene, da Zanni di turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto, ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere. Per me è sempre estremamente importante, quindi grazie, grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Per il resto, ti consiglio di dare un'occhiata di nuovo ai nostri amici di Infomaniac se ti serve un VPS, un server cloud per il tuo prossimo progetto, e di non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco per essere avvisato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, e quindi Windows, Linux oppure operazioni DevOps come quella di oggi e tutto quello che orbita attorno al mondo tech. Al prossimo video, ciao!